Salve a tutti gli amici da Leucavo.it, un saluto a tutti i tifosi del Cavo di Leuca. Oggi abbiamo il bomber con la B maiuscola, abbiamo Sergio Pirelli con la P maiuscola. Bomber. Ciao Sergio. Grazie per il bomber. Beh, ieri domenica hai fatto tripletta. Cioè, quante triplette hai fatto? Non ti ricordo, è una difficile da sommare. Qualcuna, dai. Negli anni qualcuna. Come è andata? Partiamo dalla partita di domenica scorsa. Comunque hai fatto 3 gol. Sensazioni, ecco, più che altro sensazioni, non tanto il racconto dei gol in sé, ecco, più che altro che sensazioni hai avuto. Niente, domenica siamo partiti subito bene, non abbiamo avuto grandi difficoltà, siamo andati subito in vantaggio dopo pochi minuti. Poi abbiamo concluso il primo tempo sul 2-0 e il secondo tempo, diciamo, è stata poi in discesa. È un qualcosa da portare anche avanti il fatto di non accontentarsi, perché magari anche in queste categorie se ti rilassi anche 5 minuti può succedere che ti... è capitato, voglio dire, anche in passato, voglio dire, ci siamo rilassati, abbiamo preso dei gol, mareggiato, insomma, voglio dire, capita, appunto, in queste categorie se lasci all'avversario, lasci campo. E quindi anche un segno di maturità anche della squadra, che deve crescere anche dopo questo. Certo, una squadra giovane, dobbiamo sicuramente crescere perché abbiamo parecchi ragazzi, comunque il mister schiera parecchi ragazzi in campo, è una squadra giovane, insomma. Tu sei da anni quello a capo di Leo, che abbiamo sempre più o meno la stessa idea, che la squadra è sempre giovane, è sempre giovane. Sì, effettivamente. Sì, chiede anche il fatto di essere anche voi che un pochettino più esperti, anche sì, un po' di esperto, ma punta, no? Comunque punta sui giovani, una società che punta sui giovani, dal settore giovanile uno fa le trafile e poi arrivare in prima squadra, quello è l'obiettivo che la società vuole, insomma. Che però un po' preclude anche il fatto poi di ambire a posizioni di vertice, perché come ho detto prima al mister, se guardiamo la classifica vediamo tutte squadre che hanno giocatori di esperienza comunque come perno fondamentale. Secondo te? Sì, sicuramente, voglio dire, poi anche come squadre... dire, ci sono giocatori di esperienza, sì. Però sì, c'è qualcuno appunto di esperienza, c'è qualcuno più grande, voglio dire, rispetto agli altri di età, diciamo, anche un po' di esperienza, dai. Però rispetto alle altre squadre comunque che lottano per arrivare prime, voglio dire, hanno fatto acquisti, voglio dire, di spessore per arrivare, stanno lì e c'è un motivo, no? E quindi è anche per te può rappresentare anche comunque un handicap se è una squadra che vola veramente. No, purtroppo il Cavaliere non ha fatto, voglio dire, comunque acquisti, non siamo di meno alle altre squadre, però non è che ha fatto, voglio dire, acquisti milionari. Sì, vabbè. Non facciamo noi per le altre squadre, perché tanto sappiamo. Tra le altre squadre, magari, vabbè, a partire appunto il Melendugno e l'Everano, hanno, voglio dire, fatto acquisto di spessore, di categoria superiore, se, soprattutto. E quindi sono lì a vincere il campionato. Però quando li avete affrontati comunque siete riusciti ad arginarli in qualche modo, no? Poi è logico che la zampata del giocatore esperto poi... Ma noi anche l'anno scorso, per esempio, voglio dire, non soffriamo sinceramente tutto questo, cioè non c'è questa differenza, non la sentiamo sinceramente. E anche l'anno scorso, voglio dire, abbiamo in casa con il Taurisano e... Matino, e abbiamo vinto, insomma, ce la siamo giocata, sì. Partiamo fino al giorno d'andata, fammi un bilancio così a vecchio, nel senso senza pensarci molto, sulla tua, sul tuo giorno d'andata. Il bilancio, insomma, siamo partiti bene, poi abbiamo avuto un po' di problemi appunto sulla... fuori casa, abbiamo fatto pochi punti, non abbiamo ancora vinto fuori casa e quindi è un handicap che dobbiamo colmare. Sì, colmare, certo. E secondo te perché
proprio fuori casa, è una questione magari anche di campo, magari questo campo qui del Campo di Lepa non si trova sempre in tanti campi, diciamo, quindi un po' si fa soffrire. Certo, il campo fa la differenza, noi giochiamo, ci alleniamo, voglio dire, 4 giorni, 3 giorni, ci alleniamo sempre qui, giochiamo, e andare a giocare su un campo in terra battuta, voglio dire, comunque ci penalizza un po', e non è semplice. E comunque anche la squadra, sempre che la squadra comunque è giovane, quindi magari fuori casa abbiamo un po' magari di timore, ecco, magari più il ragazzino ha un po' di timore a giocare anche fuori casa. Sono ambienti anche caldi, sì, in molti stati. Certi campi, sì. Si è trovato una situazione per la seconda volta in cui il Capo di Lepa, in corso d'opera, ha dovuto esonerare l'allenatore. Non è un fatto usuale per una società del Capo di Lepa. Voi, entrando nella squadra, come l'avete vista questa situazione qua? Vi siete sentiti più responsabilizzati nel fatto che... Beh, certo, adesso sì, siamo più... Cioè dobbiamo mettere in campo, ci andiamo noi la domenica, voglio dire, abbiamo cambiato allenatore, sicuramente c'è stata una scossa alla squadra, la società ha voluto dare una scossa alla squadra, però vuol dire che l'allenatore che c'era prima non era all'altezza, insomma. In campo comunque scendiamo noi e ci dobbiamo prendere anche noi le nostre colpe. Quindi da domenica, cioè, abbiamo già vinto domenica, ci dobbiamo confermare. A proposito di campi caldi, sì. Domenica c'è il Latina in casa, prima partita di ritorno, sì, poi il 5, ultimo in classifica. Sì. Poi il 5, a proposito di campi caldi, si va a Tricase. A Tricase, sì. Tricase, vabbè, c'ha la sua storia alle spalle, voglio dire, Tricase è stato sempre una piazza importante, certo. E giocare su quel campo. Ecco, quello è un campo in erbetta vera, ma comunque difficile, perché voglio dire, anche loro hanno fatto degli acquisti, soprattutto nella seconda parte, insomma, della stagione, hanno fatto degli acquisti e poi ambiscono, buoni, devono per forza, ecco, devono per forza, la piazza lo ecco il fatto esige. Ecco, un'ultima domanda, ecco il fatto che nelle altre piazze devono salire per forza, perché sì, in casa deve salire per forza. Il fatto che al Capo di Lepa è stato tanti anni in prima categoria, tanti anni è stato sempre lì per quantomeno andare ai playoff, dalla tua esperienza manca il fatto che forse il Capo di Lepa deve partire con una stagione in cui deve proprio salire per forza, perché forse si vede più il progetto giovane e meno il risultato? Quello è quello, diciamo, il problema, cioè la società punta sui giovani e diciamo che, cioè, è una soddisfazione già arrivare nei playoff, poi magari quello che magari, cioè, puntiamo magari a far parte delle prime 5, insomma. Senti, un'ultima domanda, quella più difficile forse, ma quanti avete fatto quest'anno? Ancora 5. Non le contavo. Vabbè, veniamo sempre allora. Ok. Senti, un'ultima domanda, poi nelle personale, tu ti giochi meglio con un attaccante a fianco, se giochi a 3, magari con 2 ali di... Mi è indifferente, sinceramente, non è... Vabbè, certo, a 3 ci giochiamo meglio, sinceramente, con 3 punte giochiamo meglio, siamo più propositivi. Anche se poi dovete dare una mano comunque anche in fase di copertura. Sì, vabbè, certo, bisogna sempre aiutare la squadra. Gli attaccanti sono i primi difensori, ovviamente. Certo. Va bene, l'ultima domanda, proprio l'ultima, 50 volte più di l'ultima domanda. Mister ci aspetta, sì. No, come vedi il proseguo della stagione, nel senso che arrivare proprio a pochi punti nel playoff rappresenterebbe una delusione o comunque... Ah, comunque noi ci proveremo, perché comunque rispetto all'anno scorso la squadra c'è. L'anno scorso è vero che è una squadra giovane, però abbiamo più elementi che hanno accumulato esperienze, certo, cioè. Abbiamo in squadra quest'anno elementi che hanno più esperienza, i giocatori di Racre, insomma, che sono venuti qui a darci una mano anche per i giovani, sì, certo, sono più grandi, magari hanno più esperienza.
l'anno scorso eravamo tutti giovani, esatto. Quest'anno c'è qualcuno più grande, insomma, quindi possiamo. Vabbè, si sta vedendo la differenza anche per i giovani, forse, no? Cioè che comunque riescono a recepire, certo, farsi certo, giocare. Certo. Per un difensore centrale a fianco in guscio, per esempio, è più certo, è diverso rispetto a un giovane. È più facile. È più facile, ovviamente, anche perché nel colpo servire sempre chi lo con più esperienza. Certo. Cioè, non è normale. Va bene, grazie Sergio e grazie, mi raccomando, alle prossime gol, ovviamente, ti aspettiamo. Grazie, speriamo bene. Ciao Sergio, grazie. Ciao, buona serata.